Sto alla domanda, direttore. Perché la Sicilia non è diventata volano di sviluppo? C'è un problema nel problema. Il problema sviluppo si infrange sul contro il problema regione. La regione invece di essere la soluzione del problema diventa essa stessa un problema e rende tutto più difficile. C'è un vizio d'origine. Leggevo la relazione antimafia degli anni 70, alla quale venne chiamato a dare il proprio contributo Peppino Alessi, primo presidente della regione, persona assolutamente intelligente, e dichiara che nel 47, quando la regione muove i primi passi, in Sicilia cominciano le prime assunzioni, decine, centinaia, poi migliaia, spesso accompagnate da ambienti malavitosi o vicini al potere mafioso. E la regione, invece di essere la grande opportunità alla quale l'aveva consegnata e evocata la carta costituzionale, diventa l'ammortizzatore sociale. Diventa la più grande industria siciliana la regione, ecco. E questo paradosso, che è il difetto d'origine, viene portato avanti e gelosamente custodito da tutte le classi dirigenti che si alternano negli anni 50, gli anni del centrismo, negli anni 60, gli anni del centro-sinistra, negli anni 70, gli anni dell'allargamento al Partito Comunista Italiano, negli anni 80, negli anni 90, con la Prima Repubblica, con la Seconda Repubblica. Non c'è la discontinuità, non c'è un modello di sviluppo. Sotto la spinta dei petrolieri del genovesi si pensa di creare a Milazzo, a Gela, a Priolo, delle raffinerie di petrolio in quelle zone nate per essere zone a vocazione turistica. Si abbandonano i campi con una riforma agraria, quella voluta da Milazzo, che mostra subito i propri limiti perché il fazzoletto della terra non è sufficiente a poter consentire un reddito. E poi l'era della globalizzazione, e poi la contiguità con la mafia, e poi la mafia interna, e poi il potere politico che stringe il patto col potere mafioso e col potere imprenditoriale, e la emulazione degli enti locali, le province che restano inutili per molti aspetti, i comuni che si allineano ad una cultura politica improduttiva delle province, la burocrazia che cresce a dismisura e l'imprenditore che è costretto a lavorare 7 mesi per lo Stato e 5 mesi per la sua famiglia in un anno, prigioniero di un sofisticato sistema di tortura fiscale, e gli agricoltori che diventano, caro Ferro, eroi civici per il solo coraggio di alzarsi la mattina, eroi civili per andare a lavorare in campagna. È il precariato degli anni 80, la illusione di un esercito di disperate, di ragazze, di giovani, ai quali si era subito garantito la stabilizzazione. Dopo un anno, 2 anni, 3 anni, sono passati oltre 20 anni e sono ancora eternamente precari. E questo significa che abbiamo il dovere di garantire certezza ai precari di ieri, ma dobbiamo dirlo, abbiamo anche impedito a migliaia di ragazzi neodiplomati e neolaureati di poter partecipare ai concorsi nella pubblica amministrazione in Sicilia. Ecco qual è il paradosso. Lei mi chiede la ricetta, io ho il dovere di fornirla da candidato e credo che bisogna cominciare dalla materia prima, dalle risorse naturali e dalle risorse umane. Noi abbiamo bisogno di far capire alla classe dirigente, a tutta, me compreso, e alla burocrazia che molto spesso comanda più della classe dirigente politica, che il clima è cambiato, la casa sta bruciando e a nessuno sono più consentite deroghe. Per farlo occorre credibilità. La credibilità che deve portare avanti un progetto fatto di 3-4 cose essenziali. Tenuto conto che la Sicilia non può immaginare il proprio sviluppo in un contesto che non sia quello del Mezzogiorno d'Italia, in un contesto che non sia quello del Mediterraneo, perché quando lo scontro era fra Est e Ovest, certo, quando c'era il muro di Berlino, il Mediterraneo era diventato un mare di frontiera e quindi incapace da attrarre investimenti stranieri. Oggi che il confronto nel continente è fra Nord
e sud e non più fra est ed ovest, è chiaro che il Mediterraneo torna ad essere un mare appetibile, e nel Mediterraneo la Sicilia per esserne il pontile naturale. Allora un progetto che metta assieme il polo del Mediterraneo, se per Malpensa, se per la pianura padana l'interlocutore è l'Europa, per noi l'interlocuzione è qui nel mare Mediterraneo, nei paesi transfrontalieri, nei nostri dirimpettai, con i quali abbiamo il dovere di concertare un progetto che parta dalla riqualificazione dell'esistente, da una dotazione infrastrutturale che deve creare un polo di sviluppo, dalla riforma della formazione, dalla razionalizzazione della burocrazia, da un contesto di legalità dal quale ogni altro progetto non può prescindere. Io dico, direttore, e concludo, se cerchiamo il responsabile sarà difficile trovarne uno che sia indenne da condivisione di responsabilità di governo. Negli ultimi 15 anni tutti, dal centro-sinistra al centro-destra, hanno governato la regione siciliana. È chiaro che non sono state tutte ombre, c'è stata qualche luce ed è evidente ricordarlo, e spesso capita sotto i nostri occhi. Conta la credibilità. Il governatore adesso non è più espresso dall'Assemblea regionale siciliana, è espresso dai siciliani e rende conto soltanto ai siciliani del proprio operato e dall'Assemblea per le iniziative che di volta in volta sul piano legislativo deve concertare. Ecco, io credo che sia facile dire non mi sono mai sporcato le scarpe quando si sta seduti sulla panchina. E no, voglio vedere chi non si sporca le scarpe dopo aver attraversato la palude e non avere preso mai la malaria. Poiché io credo di aver attraversato le paludi e di non avere mai preso la malaria, mi accredito come atto d'amore per la mia terra ad essere interprete di un progetto fatto di poche cose in un contesto di legalità, con la fiducia che i siciliani vorranno e sapranno accordare, ma con la consapevolezza, e questo è il bagno di umiltà che chiedo a tutti, che nessuno dica io non c'ero, no c'eri e ne sei responsabile, abbia almeno il pudore di dire che adesso la musica deve cambiare e tutti dobbiamo iscriverci al partito della rivincita e non a quello della rassegnazione. Grazie. Allora, seconda domanda, ed essendosi aggiunto un amico cancelliere, non so se riusciremo a fare la terza, è secondo giro.